Prova, prova Allora, buonasera a tutti cari amici di Rutigliano siamo qui nel museo civico per il confronto dibattito tra i due candidati sindaco eh, di Rutigliano eh, Giuseppe Valenzano alla mia sinistra, Giuseppe Rocco Poli alla mia destra Buonasera, eh, io sono Vito Idonna, rubato da Noi Cattaro per qualche ora, solo in prestito mm, ritornerò al mio paese, non qui. Ritornerò a noi Cattaro spero stasera. Ehm, volevo ringraziare Fracasso Blog per ehm, questo, questa bella manifestazione, questo eh, evento che non può che portare benefici eh, a Rutigliano e a, ai suoi elettori e eh, i due candidati che hanno accettato eh, di partecipare a questo confronto. Mi preme sottolineare quello che nei giorni scorsi ha fatto un attimino chiacchierare eh, in positivo e non il discorso del, dello streaming dell'evento a porte chiuse. Eh, la scelta è stata fatta dal, dagli organizzatori per un semplice motivo, possiamo dire per motivi di sicurezza ma potremmo banalizzare, però diciamo che sicuramente in questa sala o in qualsiasi altra probabilmente non ci saremmo entrati tutti. L'altro discorso è che eh, a proposito di eh, partecipazione eh, dei, dei cittadini rutilianesi e non, eh, sicuramente con lo streaming e tramite appunto una semplice connessione ad internet eh, possiamo arrivare nelle case di, di tutti, quindi io penso che questa sia stata una scelta ben ponderata e sicuramente eh, innovativa. Ecco. Ehm, passiamo al... Passiamo a noi. Siamo qui perché il 9 giugno, come sapete, eh, ci sarà il ballottaggio. Perché, nella, nelle ultime elezioni, i due candidati qui presenti, ehm, nessuno dei cinque candidati ha raggiunto il 50%, perché Giuseppe Valenzano ha raggiunto il 34,92% dei voti con 8.894 preferenze e Giuseppe Roccopoli il 30,49% con 3.400 voti. Quindi questo è il quadro, aggiornato a dieci giorni fa, ehm, motivo per cui si aspetterà l'esito del ballottaggio di domenica per capire chi governerà Rutigliano per almeno 5 anni. Ehm, Dovremmo eh, leggere il regolamento perché è giusto, anche se è stato pubblicato, letto e diramato eh, sotto varie forme, però è giusto ripeterlo. Le domande verranno estratte al momento dell'enunciazione. Il lancio della monetina, qui presente e offerta da Gianluca Giugno, decreterà il primo candidato ad avere parola. Alla domanda successiva avrà priorità di risposta il candidato che ha risposto per ultimo, e così fino al termine delle domande. Ciascun candidato avrà a disposizione un massimo di 5 minuti per rispondere alla domanda e i due candidati, me compreso, avranno lo schermo eh, di fronte con il timer che scorre. Sarà mia premura poi eh, far sì che il tutto si svolga nei 5 minuti puntuali. Ciascun candidato avrà a disposizione tre occasioni di contro risposta della durata di 3 minuti. Questi, queste tre occasioni si possono spendere nel momento in cui i due candidati lo ritengono più opportuno eh, nelle sette domande. È previsto ulteriore contro risposta alla replica. Al termine delle occasioni di replica non ve ne saranno concesse ulteriori. Nel momento in cui uno dei due candidati attacchi l'altro con argomenti fuori tema, questo verrà richiamato all'ordine dal moderatore. Noi speriamo che il tutto si svolga eh, con una serenità che Ehm, come dire, è auspicata in ogni ambito, io chiamo, lo chiamo fair play. Ma è deformazione professionale, però spero che anche in politica possa esistere questo, questo termine. Dopo il primo richiamo, ma non ce ne sarà bisogno, il candidato che avrà infranto nuovamente la regola verrà penalizzato sottraendo un minuto dal tempo concesso per ogni ammonizione ricevuta. I cartellini non ce ne abbiamo. Al termine delle domande, sarà concesso un appello finale di tre minuti. Eh, anche qui l'ordine sarà da decretare con un secondo lancio della moneta. Questo è un regolamento che entrambi i candidati hanno eh, come dire, sottoscritto, quindi è, stato già, è a loro conoscenza, e, eh, motivo per cui come dire, ci auspichiamo che eh, non ci sia bisogno di, di richiamare particolarmente i candidati. Ora abbiamo preparato i sette argomenti che ehm, ecco, faremo vedere anche se dubito si possano leggere dalla telecamera e che metteremo nella, nel sacchetto gentilmente offerto da qualcuno e ehm, poi saranno estratti man mano che eh, andremo avanti con il, il dibattito e il confronto. Allora il primo è centro storico e urbanistica, il primo nel senso che poi sarà sorteggiato, ambiente ed ecologia. Sport, Associazionismo, Rutigliano Città d'Arte, quindi cultura, figli e turismo, Agricoltura ed imprese, Welfare e politiche giovanili. Quindi questi sono i sette um, argomenti, noi adesso li chiuderemo in qualche modo, con una mano è un po' difficile, e um, man mano li estrarremo per far sì che il dibattito possa andare avanti. Abbiamo qui la monetina per eh, decretare chi inizierà e di conseguenza l'ordine delle risposte, però prima di fare questo, eh, parlando appunto di fair play, sarebbe bello, eh, non dubito di questo, ehm, sarebbe bello, eh, iniziare con una eh, stretta di mano, come si fa in ogni campo sportivo, soprattutto in campi da calcio, una stretta di mano e con lo scambio del... Del Santino mi sembra, mi sembra giusto, quindi io mi faccio un attimino indietro affinché. a me, me c'è la preghierina dietro. <ride> Benissimo, non lo buttate. Scusa, è lui. Ok, allora ci siamo, eh, abbiamo qui la monetina. Chi sceglie croce? Chi sceglie testa? Vai, testa. Intendi questa per testa? Sì. Sì, la testa sembra, sembra una testa. Io la lancio qui perché con questa luce è difficile che la riprenda al volo. Testa, quindi inizia il candidato Giuseppe Rocco Poli, un lancio mirabile. Allora primo. Macro argomento. Abbiamo deciso di um, appunto, evitare domande mirate che andassero a toccare i programmi, ma uh, alla fine i programmi li riusciamo a uh, sviscerare al meglio con questi macro argomenti che ho annunciato poco fa. Um, è importante che i candidati si attengano, sia il primo che poi il secondo e viceversa, si attengano all'argomento. All e um, insomma non vengano interpellate ecco, persone, fatti che non, non sono inerenti uh, all'argomento. Lì c'è il, il timer. Primo argomento, centro storico e urbanistica. Uh, lo staff di Fracassoblog ha proposto una citazione per ogni macro argomento affinché appunto si andasse a toccare al meglio quello che è il punto. Una città non si misura dalla sua lunghezza e larghezza, ma dall'ampiezza della sua visione e dall'altezza dei suoi sogni. Passo la parola, e faccio partire i 5 minuti a Giuseppe Rocco Poli. Prego. Allora, grazie, saluto tutti quanti gli spettatori presenti a casa e ringrazio Fracasso Blog per questo spazio che ha creato, ringrazio ovviamente Giuseppe, Vito di Donna, per essere qui. Allora, per quanto riguarda eh, l'urbanistica e il centro storico strettamente connesso ovviamente eh, nel tessuto connettivo del nostro paese, si deve passare ben presto all'adozione, per cui vi deve essere l'atto di indirizzo. Del piano urbanistico generale. Questo determina una uh, ridefinizione delle aree presenti su Rutigliano, una, uh, ridisegno, quindi ridisegnare Rutigliano in relazione anche uh, all'evoluzione del nostro paese. È un nuovo strumento urbanistico uh, che verrà ampliato col tempo: il che significa uh, richiamare grandi professionisti presenti sul territorio, urbanisti, ingegneri, architetti, geometri. Perché è importante ridisegnare la nostra rutigliano e farla misura delle persone che vi vivono, ovviamente l'elaborazione dovrà coinvolgere l'intera collettività in relazione anche alle esigenze mutate esigenze che ci sono i processi di crescita conseguenti questo significa portare servizi nelle varie zone di rutigliano tra le varie proposte che sono state formulate da noi sul territorio oltre ovviamente ad aver realizzato la mobilità ciclistica e deve essere completato anche il piano della mobilità urbanistica della mobilità sostenibile uno degli elementi su cui si punta, soprattutto per lo sviluppo del Paese, è quello dell'eliminazione e dell'interamento della stazione ferroviaria, l'eliminazione dei passaggi a livello. Questo è di competenza ovviamente della Regione, però bisognerà sollecitare la Regione da questo punto di vista perché abbiamo già visto che la presenza del passaggio a livello, ad esempio quello di via Mola, che è quello che dà più problemi, determina oltre che un grande ingorgo del traffico, grossi rallentamenti e una mancanza di sviluppo del nostro territorio su tutta quella zona che va appunto da via Mola. Questo è un grosso problema che Rutigliano ha da diverso tempo e non è ancora riuscito ad eliminare. Questo è un aspetto importante. Oltre a questi aspetti qui ovviamente eh, noi abbiamo proposto l'eliminazione per quanto attiene all'urbanistica e anche all'aspetto sanitario, l'eliminazione dell'amianto presente a Rutigliano di cui abbiamo già parlato ieri con un sostegno alle, eh, ai cETI meno ambienti in relazione anche al reddito ISEE in modo tale da eliminare tracce di amianto, però bisognerà determinare anche l'ammontare che verrà messo a disposizione in bilancio. Eh, Dobbiamo anche riconvertire il palazzo di giustizia a Rutigliano, poiché eh, il palazzo di giustizia al momento non è nella disponibilità del comune di Rutigliano. Quindi, riprendere il palazzo, riconvertirlo, magari trasferendovi l'intero uh, uh, comune, quindi gli uffici comunali, la caserma dei carabinieri e utilizzare poi il palazzo uh, attuale del municipio per le associazioni stesse. In tutto questo sarà necessario anche eh, inglobare anche eh, le aree di parcheggio ovviamente relative all'area all stessa. Eh, oltre a questo, ci sono varie altre iniziative ehm, presenti, ehm, ad esempio eh, anche trasformare determinate zone a parcheggio perché sono necessarie e quindi favorire la mobilità ciclistica. Oltre a questo, noi abbiamo anche da completare varie opere. Tra queste opere, mi permetto di citare il palacultura, ovviamente, che darà un'altra diversa conformazione al nostro territorio, favorendo lo sviluppo di quella zona non appena si risolve il contenzioso conseguente, la realizzazione del palasport, ed inoltre, con tramite la SISUS, Sistema Integrato di Sostenibilità Urbana, avremo anche il completamento della Chiesa di San Lorenzo, il rifacimento della Pineta Comunale, poiché abbiamo avuto dei finanziamenti e quindi conseguentemente anche quell'area sarà trasformata proprio per piano di rigenerazione urbana. Oltre a questo abbiamo anche il, la, la riqualificazione energetica dell'asilo eh, dell di Via Monsignor del Drago e eh, anche eh, l'adibizione del mattatoio comunale a struttura di prima accoglienza. Abbiamo già avviato le opere di ristrutturazione della biblioteca comunale, il rifacimento e il completamento di Piazza Manzoni che al momento sta dando effettivamente un po' di difficoltà e un po' di disagi che ben presto si risolveranno non appena le opere saranno terminate. Finalmente, dopo 23 anni circa di contenzioso, sarà completata anche la grande viabilità. In tutto questo, oltre al completamento dei lotti della villa comunale, c'è particolare attenzione al centro storico, poiché eh, vi deve essere uno sviluppo organico, grazie anche ai ducati, ai distretti urbani del commercio, in modo tale da avere uno sviluppo omogeneo del centro storico, impreziosire il cuore pulsante del Paese, perché questo poi ha delle ripercussioni sicuramente positive sul piano commerciale. E inoltre, eh, particolare attenzione anche all'arredo stesso del centro storico, perché una delle idee è anche quello di dotare varie abitazioni di infissi differenti rispetto a quelli tuttora in anticorodal. Eh, grazie. Grazie al candidato Giuseppe Rocco Poli. Eh, passiamo subito la parola all'altro candidato, Giuseppe Valenzano. Prego. Grazie. grazie. Anch'io esprimo i ringraziamenti a Giuseppe, a Fraclasso Blog e a. Vito per questo importante momento di confronto sui progetti e sui programmi eh, che eh, io e Giuseppe porteremo avanti per Utigliano. Parto subito effettivamente dallo spazio pubblico, lo spazio pubblico ci siamo resi conto che molte volte è stato abbandonato, è stato eh, lasciato a se stesso, lasciato a degrado ed effettivamente lo spazio pubblico che è il cuore delle relazioni, degli incontri è importante che sia valorizzato per la qualità di questi incontri, per questo scambio di relazioni. E di qui parto subito anch'io con il completamento del percorso di attuazione del pub uno strumento moderno, uno strumento eh, importante attraverso percorsi eh, partecipati per ridisegnare ecco, l'assetto del territorio. Abbiamo pensato anche ad un protocollo ITACA su scala urbana, un protocollo ITACA. Che vada a ehm, diciamo, migliorare dal punto di vista ambientale e dal punto di vista energetico tutto l'intero eh, territorio rutiglianese. Abbiamo pensato ad una mappatura del patrimonio edilizio, patrimonio edilizio in stato di abbandono: patrimonio edilizio che occorre riqualificare affinché ecco, si possa mettere su una rete di catalizzatori. Eh, e possano venir fuori una serie di, ehm, di luoghi da promuovere, da utilizzare per start-up, contenitori culturali e quant'altro. Mappatura del patrimonio edilizio sia pubblico che privato, quindi parliamo, pensiamo al Tribunale, pensiamo ad altri luoghi che in questo momento, seppur non di proprietà ecco, comunale, è necessario che a seguito di un confronto con le istituzioni possano ritornare eh, a vivere. Abbiamo anche pensato ad un regolamento per l'adozione dei beni comuni, riteniamo che sia importante che i cittadini diventino responsabili di quegli spazi pubblici di cui parlavamo prima, regolamento eh, per l'adozione dei beni comuni, piazze, marciapiedi, eh, spazi interstiziali dove le persone possano chiaramente eh, esprimere e aver cura di esprimere la loro creatività ed aver cura di quel luogo. Abbiamo pensato anche ad un parco progetti, così come abbiamo pensato a dei laboratori di eh, programmazione partecipata. Abbiamo pensato e abbiamo già avviato questo percorso diretto alla promozione della mobilità sostenibile. Abbiamo presentato mesi scorsi una mozione in Consiglio Comunale approvata all'unanimità assieme anche ad un piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Piano per consentirà l'accesso e l'accessibilità di determinati luoghi ed edifici, spazi pubblici, ai soggetti, alle persone con disabilità, consentirà il passaggio di eh, passeggini e consentirà anche di restituire delle aree pedonali eh, alla città. Per quanto riguarda il centro storico, noi l'abbiamo chiamato Quartiere Zero Starter. Vogliamo partire dal centro storico attraverso laboratori di educazione civica, percorsi di rigenerazione urbana, incentivi alle, eh, alle giovani coppie che decideranno di insediarsi nel centro storico. Abbiamo pensato ad un fondo di rotazione affinché quei luoghi abbandonati, privati, possano tornare a vivere. Un'esperienza concreta è quella di Safe Town a Putignano, avviata a seguito del progetto Principi Attivi, così come abbiamo pensato al decoro urbano. È importante far ritornare a vivere il centro storico con degli, delle opere dell'arte figula. Che possano ecco, trasformare il centro storico in un museo a, centro, a cielo aperto e possano proiettarlo chiaramente eh, nel mondo, possano proiettare nel mondo con una visione diversa. Abbiamo pensato all'adozione alla rete nazionale Borghi Autentici. Ad, um, e chiaramente anche ad un hub culturale. Vorremmo portare nel centro storico un hub culturale per far rivivere il centro storico e far sì che giovani e associazioni possano incontrarsi e possano ecco, vivere al meglio questi luoghi di aggregazione. Solo così il centro storico può effettivamente tornare a vivere. Perfetto, grazie. Grazie ai due candidati per la precisione. Avete spaccato il secondo. Eh, abbiamo risposto al primo, primo argomento eh, che era centro storico e urbanistica. Mi chiedono dalla regia, e lo chiedo ai due candidati, oltre che a me stesso, di tenere il microfono eh, sì, quanto più vicino alla bocca affinché da casa possono ascoltare al meglio quelle che sono le vostre proposte. Estraggo il secondo argomento ci tocca. Rutigliano città d'arte, cultura, figuli e turismo. Leggo la citazione: l'arte è l'incontro inatteso di forme e spazi e colori che prima si ignoravano. Allora, eh, come da sorteggio eh, tocca subito eh, al candidato Giuseppe Valenzano che riprende la parola eh, in quanto è stato prima secondo eh, estratto. Prego. L'artefigula va rilanciata e sostenuta in maniera forte. Eh, il concorso nazionale del fischietto in terracotta eh, in questi anni ha visto sempre la minore partecipazione da parte di artisti e artigiani eh, provenienti dal Veneto, provenienti dall'Emilia, che prima popolavano chiaramente eh, la, 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 il concorso nazionale del fischietto in terracotta a cui eh, mi lega eh, Chiaramente un percorso affettivo, eh, un concorso nazionale del fischietto in terracotta, lanciato nell'89 e avviato nell'89 da mio padre. E pertanto io ritengo che l'arte figula va sostenuta. Innanzitutto va sostenuta attraverso la creazione di una scuola di arte figula. Occorre prestare attenzione e la nostra amministrazione presterà attenzione ai bandi attrattori da parte della Regione Puglia per avviare una scuola di formazione. Per l'arte figula. Abbiamo anche la necessità di rilanciare l'arte figula attraverso una serie di interventi e una serie di iniziative. Primo fra tutti, l'adozione di ehm, un piano di gestione per il museo del fischietto in terracotta che preveda la gestione del museo stesso. Abbiamo anche pensato all'istituzione di una fondazione, l'abbiamo chiamata C Fondazione Città della Terra Rossa, che possa ecco, ehm, mettere insieme, mettere in campo tutti gli artigiani, tutte le forze della città per poter eh, chiaramente eh, regolare, far vivere in maniera diversa la ehm, fiera del fischietto interno. Ma anche ecco, il concorso nazionale. Per quanto riguarda il concorso nazionale, è necessario rilanciare il concorso. Dicevo prima: abbiamo pensato ad eh, una eh, delle mostre itineranti del concorso nazionale del fischietto in terracotta. È opportuno che. I, le opere, le nostre opere, le opere degli artigiani vengano fatte conoscere anche in altri contesti. È opportuno richiamare attraverso eh, una serie di ehm, inviti eh, e una serie di stimoli da offrire chiaramente: è opportuno richiamare artisti e artigiani eh, a livello nazionale per poter venire a Rutigliano, quindi portare il nostro concorso fuori e poi chiaramente far sì che eh, il concorso, far sì che mh, ci sia un richiamo nei confronti degli artigiani e degli artisti a livello nazionale. Riteniamo importante anche creare un brand, eh, un brand del fischietto in terracotta, un brand del nostro comune del fischietto in terracotta per far conoscere questo brand a livello eh, nazionale avviare anche un percorso che preveda la settimana delle botteghe aperte per far, per far sì che i turisti possano conoscere il nostro prodotto. Accanto a questo, per quanto riguarda il settore culturale, noi abbiamo pensato e abbiamo declinato tale settore in quattro forme. Abbiamo parlato di rutigliano archeologica, rutigliano artistica, rutigliano letteraria e rutigliano multiculturale. Rutigliano archeologica: valorizzare la muraglia di, eh, di Azesium, valorizzare il parco archeologico, adottare un piano di gestione del museo archeologico. Per quanto riguarda Rutigliano eh, letteraria abbiamo pensato al potenziamento dell'archivio e della biblioteca comunale insieme ad un patto per la lettura. Eh, grazie chiaramente è con la collaborazione e il contributo delle associazioni che già hanno avviato tali percorsi a Rutigliano con le piccole anche case editrici con il contributo delle piccole case editrici abbiamo pensato anche ad un caffè letterario all'interno del contesto del eh, dei Palazzo San Domenico. Per quanto riguarda invece Rutigliano eh, artistica Festival dei talenti emergenti, eh, qualcosa è già stata fatta, un percorso è già stato avviato, ma occorre potenziarlo con, eh, con più forza. Rutiliano multiculturale, abbiamo parlato di contaminazioni culturali, quindi festival di teatro e musica provenienti da altre nazionalità, un festival territoriale della multiculturalità per coinvolgere i cittadini stranieri presenti nel nostro contesto urbano. È il potenziamento e il lancio dell'Erasmus Plus. precisissimo, grazie a Giuseppe Valenzano. Eh, la parola a Giuseppe Poli. Grazie. Allora, per quanto riguarda l'aspetto culturale, eh, dobbiamo studiare innanzitutto il nostro passato per migliorare il nostro presente e proiettarci nel futuro. L'aspetto culturale è determinante e fondamentale anche per la crescita turistica del nostro paese. Come ho più volte detto il nostro paese è un paese molto speciale perché ha un grande patrimonio di carattere culturale, archeologico, patrimonio che risiede soprattutto nel talento delle persone che hanno lasciato un grosso contributo a Rutigliano e che sono anche eh, ben consapevoli e ansiose di poter fare ancora tanto per, nostro, per il nostro paese. Per quanto attiene l'aspetto archeologico ci sono stati e ho avviato vari incontri con la sovrintendenza con sopralluoghi direttamente sulle mura di Azezium e eh, delle idee di intervento sulle stesse mura per preservarne eh, le stesse e renderle fruibili, quindi tramite percorsi che tuttora sono stati realizzati e vengono realizzati da associazioni e quali associazioni sono importanti per questo aspetto, per la loro funzione sull'aspetto culturale rutilianese e non soltanto. Associazioni che tipo Pro Archeoclub,. Eh, e ultimamente anche il Mudias di Palazzo settanni che organizzano dei veri e propri itinerari turistici, eh, sfruttando anche convenzioni con dei privati. Questo consente quindi di fruire Rutiliano, soprattutto di fare una ricognizione generale sul patrimonio storico e artistico del nostro Paese che è immane e per quanto attiene il museo ci sono state anche riunioni verbali a tale riguardo. Io mi auguro che l'amministrazione, qualunque essa sia, eh, provveda immediatamente al piano di gestione. Si poteva già adottare negli ultimi giorni di questa amministrazione, ma ho, ma ho preferito che la programmazione Fosse almeno di un anno se non proprio quinquennale, con eh, accantonamento delle somme necessarie ad avviare l'intero museo, a recuperare i reperti archeologici che sono conservati nel Museo di Taranto, reperti di grande valore e eh, tutto questo ha un costo ovviamente e quindi mh, bisogna investire in cultura necessariamente, sfruttare anche gli aspetti naturalistici di Lutigliano perché anche questa è cultura. E eh, anche le, la collaborazione con il GAL, con il SAC che vede in impegnate e coinvolte il comune di Polignano, il comune di Conversano e di Mona di Bari, in questa collaborazione itinerari turistici ovviamente creare da questo punto di vista un marchio che riguardi proprio il brand rutigliano, un brand culturale di rutigliano, in modo tale che chiunque venga qui nel nostro paese sappia ciò di cui ha bisogno e questo pubblicizzarlo sul sito istituzionale del nostro comune. In merito all'aspetto, eh, agli, agli eventi che vengono organizzati, ad esempio questo ballottaggio sta rallentando parecchio l'organizzazione dell'estate dell rutiglianese. Appena insediatomi come assessore mi sono imbattuto nella programmazione dovuta fare in pochissimo tempo e questo significa un'economia che gira in truttigliano, turisti che arrivano nel nostro paese ed è necessario costituire un organismo unitario che programmi l'intero anno di eventi ovviamente. Con Delle improvvisazioni. Abbiamo sperimentato vari festival, festival e vorrei che eh, si eh, stabilizzasse questa iniziativa nel corso degli anni: il Festival della Musica Rap, il Freestyle, eh, ne abbiamo fatte due di manifestazioni a tale riguardo. Come anche sarebbe un mio desiderio: quello del Recital Lirico. Abbiamo avuto diverse eh, occasioni per far esibire dei grandi talenti rutiglianesi e si è avuto un grande riscontro. Abbiamo organizzato del teatro te con, in collaborazione col Teatro Pubblico Pugliese, che ha avuto grande riscontro. A tale riguardo c'è stato Ettore Bassi, noto attore, che ha eh, dato una definizione. Noi, lui portava in scenava il sindaco Pescatore e diceva che loro si esibiscono in teatri anche non teatri. Noi ci siamo esibiti alla Don Tonino Bello in attesa di avere finalmente il palacultura a nostra disposizione. La Don Tonino Bello è un non teatro, è un auditorium. E questo sta a significare il grande desiderio del nostro paese di avere teatro, di avere cultura. Abbiamo, in occasione all'indomani della festa di Sant'Antonio, ci sono state delle riunioni: il resoconto eh, effettuato in due riunioni con i Figuli, presente Rutiliano e altri rappresentanti di categoria. A seguito del quale gli stessi hanno formulato una proposta. La proposta è appunto quella di avere una struttura, possibilmente una fondazione che ne curi, eh, curi l'organizzazione non soltanto della festa di Sant'Antonio. Ma curi l'arte figula rutiliano che effettivamente sta in un certo senso in un momento di crisi, nonostante la promozione che è stata fatta anche in occasione dell'ultima festa di Sant'Antonio. Questo significa eh, piantare un semino, cioè partire dalle scuole tramite anche una scuola di figuli e il tutto deve essere curato da questa fondazione. Fondazione che avrà come scopo appunto quello di rivitalizzare, di promuovere, di sviluppare e di diffondere l'arte figula perché è una grande risorsa che noi abbiamo a disposizione e si veda all'ultima festa di Sant'Antonio con anche un quadro che è stato acquistato dal comune di Rutigliano che ne ha fatto la differenza. Grazie, grazie a entrambi i candidati per la risposta in base all'argomento. Ho dimenticato di chiedere, al termine del quesito precedente, se c'è la volontà di spendere il gettone della controrisposta. Ve lo dovrei chiedere ogni volta. Mi perdonerete se non lo farò. Nel caso, basta battere al braccio. Prego. È vero che. I turisti arrivano a Rutigliano, però è anche vero che molto spesso incontrano botteghe chiuse, musei chiusi e non sanno dove andare e a chi rivolgersi. È importante quindi, da questo punto di vista, effettivamente creare una rete, creare una rete con. Uh, i, uh, con i commercianti, creare una rete con gli artigiani affinché ecco, si possa creare un percorso di questo tipo. È indispensabile effettivamente farlo anche attraverso il SAC affinché il nostro prodotto, il, prodotto, uh, il nostro fischietto in terracotta, possa chiaramente essere presentato uh, in altri festival uh, o in altre manifestazioni su altri territori penso per esempio al libro possibile di Polignano, sarebbe bello che diventasse consuetudine quello di utilizzare il fischietto in terracotta per premiare e donare da, premiare e eh, chiaramente donare alle persone agli scrittori che vengono per eh, il festival del libro possibile così come altre manifestazioni è così che ritengo che si faccia conoscere il fischietto Fischietto in terracotta. Così come è, è importante, un'altra cosa dicevo prima, facevo riferimento agli artigiani, agli artisti presenti sul territorio nazionale, ma è anche importante coinvolgere le scuole d'arte presenti sul territorio nazionale. Se andiamo a guardare i dati degli ultimi anni, nel corso degli ultimi anni il concorso nazionale del fischietto in terracotta ha visto sempre meno eh, artisti di fama nazionale, sarebbe importante coinvolgere assieme agli artisti le scuole d'arte presenti nel contesto nazionale per far conoscere il nostro prodotto e dargli un valore in più. Posso aggiungere col bicchiere? Sì, candidato Poli. Il tempi tecnici per okay, via sì, in merito alla promozione del fischietto in generale eh, è importante innanzitutto che Rutigliano si appropri nuovamente di, eh, di quest'arte eh, durante la festa di Sant'Antonio a seguito delle riunioni che ho promosso con i commercianti ho invitato i commercianti stessi ad esporre in vetrine, ad addobbare le vetrine con manufatti in terracotta fischietti in terracotta eh, molti di loro lo hanno fatto eh, poiché L'artigiano è molto impegnato nella realizzazione in bottega dei propri manufatti, tutti fatti a mano ovviamente. E la commercializzazione diciamo che è un aspetto un po' marginale perché stando alle eh, incombenze di carattere burocratico devono provvedere all'igiene, alla sicurezza, alla commercializzazione ma poi questi sono artisti, queste persone sono artiste quindi devono creare e dover provvedere a tutte queste incombenze di carattere burocratico significa allontanarsi dalla loro creatività. Per questo ho chiesto una sinergia, che si creasse una sinergia con i commercianti, questa sinergia si è creata in quei giorni. Vedere le vetrine addobbate è stato uno spettacolo davvero anche perché guardate chi viene a Rutigliano effettivamente ha difficoltà a trovare questi prodotti perché è da qui un'altra proposta che è stata fatta quella di avere una mappa a disposizione di Rutigliano e questo è già presente sulla portale dove poter trovare le botteghe ma è necessaria la presenza della bottega laddove c'è il centro della bellezza di Rutigliano cioè nel centro storico per questo abbiamo previsto anche degli incentivi e ci sono dei fondi accantonati che non sono stati toccati per eh, attività produttive professionali da riattivare ovviamente eh, nell'immediatezza. Oltre a questo ci sono state delle sperimentazioni fatte. Eh, detto, io ho chiesto nell'ultimo Festa di Sant'Antonio ai ragazzi come loro raccontano Sant'Antonio ed è stata organizzata appunto quella che è stata definita la IOSA. Ci sono stati due giorni pieni perché uno è stato bruciato da maltempo in cui Rutiliano si è letteralmente accesa. Questa con la sinergia, nella sinergia che si è creata tra le varie associazioni. Associazioni che hanno anche effettuato delle contaminazioni, di cui anche il nome di un'associazione contaminazioni d'arte tra scultura e pittura. Tutto questo ha acceso Rutigliano e ha acceso l'interesse per Rutigliano proprio perché eh, c'è ricchezza di patrimonio. Eh, chiunque poi esponga delle opere d'arte, poi ne dona una al comune di Rutigliano. Da questo punto di vista, sarebbe anche interessante organizzare una pinacoteca a Rutigliano, come anche delle mostre fotografiche. Abbiamo dei bravissimi professionisti fotografi, dei veri artisti, che da questo punto di vista ci possono dare una mano nell'organizzare delle mostre anche tematiche. E chissà che non si possano fare delle mostre così diffuse, è una proposta che ho fatto ad esempio in vari locali di Rutigliano, strutture recettive come anche nei vari Bed and Breakfast, avere queste sorte di mostre diffuse dove poter trovare un'opera d'arte a seconda del locale nella quale, nel quale ci si reca e dare un tema ben preciso. Sono tutte proposte da poter sfruttare. Grazie, grazie a Giuseppe Rocco Poli. Ehm, passiamo se siete d'accordo al terzo argomento. Ehm, no. Non si d'accordo. Io intanto colgo l'occasione per ringraziare il tecnico Luci che ci sta abbronzando in faccia e le teste, permettetemelo perché... Eh. No, volevo dire che eh, spaccare, quando si dice, spaccare il minuto, noi spacchiamo il capello, io Giuseppe. Ecco, eh, anch'io quasi. Terzo argomento, terzo macro argomento, associazionismo. Henry Ford, mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme è un successo. Per quanto riguarda questo macro argomento, devo dare la parola al candidato Giuseppe Rocco Poli. Allora, per quanto riguarda le associazioni, le associazioni hanno un'importanza eh, fondamentale a Rutigliano. Ricordiamo le prime forme associative già create da Don, da Don, da Don Vito Suglia, che ha portato l'associazionismo qua a Rutiliano, quindi con le agesci e gli, con Jessie, gli <ride> scout. Il ruolo fondamentale delle associazioni io l'ho riscontrato sin da subito come assessore, poiché mi hanno letteralmente preso e chiesto di essere ben presente in tutte le varie attività in tutte le varie iniziative si sono create anche delle reti tra associazioni come quello dell'infattiva che racchiude più associazioni e questo diventa importante perché anche culturalmente fanno la differenza, fanno la differenza nella formazione dei ragazzi nell'attrattiva che sta a Rutigliano perché le iniziative che vengono proposte vi assicuro che sono tante, e infatti scalpitano tutte soprattutto per l'aspetto turistico e culturale eh, poiché eh, L'estate è arrivata e quindi le associazioni adesso arrivino, arrivano al termine delle loro uh, attività e quindi hanno manifestazioni da organizzare. L'associazionismo è fondamentale a Rutigliano poiché è ricco di associazioni nel nostro Paese e se poste in rete tutte quante adeguatamente fanno e farebbero la differenza. Farebbero la differenza. Eh, sulla mh, la sinergia che si deve creare anche con il Comune rispetto alle associazioni diventa un momento di promozione delle stesse. Abbiamo varie associazioni di carattere sociale, culturale, nel volontariato. E ricordiamo che queste fanno la differenza e a questi operatori va anche dato il nostro grazie, poiché ehm, lo sviluppo che si ha anche su alcuni servizi di carattere sociale lo si ha grazie al volontariato. In queste associazioni si fa spesso del volontariato e della promozione del territorio. Ricordo ad esempio eh, la, la, la fruibilità della Torre Normanna anche in ore serali e notturne, grazie all'iniziativa di un'associazione della locale Proloco ad esempio. Eh, che richiama eh, parecchi turisti qua su rutigliano Sarebbe interessante anche incentivare la creazione di altre associazioni in relazione ai talenti che sono presenti. Ma ehm, dovremmo creare anche eh, e avviare la consulta delle associazioni, perché ricordo, e questo do merito ad una riunione fatta nella sede del PD laddove si parlava appunto di una modalità di comunicazione tra le associazioni, cioè mettere insieme tutte le associazioni, cosa che verrà fatta nella consulta. E lì ho proposi come tema quello di parlare del patrimonio culturale rutillianese, perché le associazioni stesse sono patrimonio culturale rutillianese e ehm, sono degli ambiti davvero inesplorati, tant'è vero che noi stiamo facendo uno streaming, ma un primo streaming lo abbiamo provato ad esempio in occasione della, fes della, della, della festa di Sant'Antonio tramite Room 70018. Questo coinvolgimento di RUM 70018, come dallo stesso Fracasso e eh, di altre associazioni che si sono unite, ha creato qualcosa dentro Rutigliano. Il Festival del Grano Buono, la festa del Grano Buono, che eh, spero si terrà per motivi elettorali, non si è tenuta immediatamente in questi primi giorni del mese, spero si tenga a fine mese, eh, ha visto eh, nel giugno dell'anno scorso varie associazioni coinvolte nell'organizzazione stessa con dei propri prodotti, cosa che avviene anche durante la festa di Sant'Antonio. Allora questa promozione diventa fondamentale perché crea eh, momenti di aggregazione tra le persone, di promozione culturale stessa. Sono le stesse associazioni che poi si rivolgono al Comune con un ritorno, una collaborazione chiesta al Comune per organizzare queste iniziative stesse e anche di carattere culturale, di carattere musicale. E tutti questi ambiti in pratica portano ad, una portano ad una crescita culturale del nostro Paese e diventa importante poiché eh, si diventa punto di riferimento. Parlando col sindaco di Polignano tempo fa mi diceva che è vero la bellezza di Polignano è incontestabile, però si ha necessità di avere anche una proposta culturale eh, da offrire nel circuito del SAC. E questa proposta culturale Rutigliano la dà ogni anno ovviamente e si vedono anche i numeri che riusciamo a realizzare. Per fare un esempio, durante la festa di Sant'Antonio, dove c'è stata una grande collaborazione tra le associazioni, più parti del centro storico animate e poi altre iniziative fatte nelle periferie, hanno visto 20.000 persone mh, visitare il nostro paese. E questi sono numeri importanti che devono far riflettere chiunque, devono far riflettere soprattutto sul fatto che nulla si fa se non c'è associazionismo, se non c'è rete di associazioni. Da soli, da solo, un amministratore non può fare molto, non può fare nulla. Se invece viene supportato e viene coadiuvato in questo dalle associazioni, si accosta alle stesse associazioni. Il nostro paese effettivamente cresce e va avanti perché crescono gli individui, sia individualmente che in associazione, ed è fondamentale. Grazie, grazie al candidato Poli. Um, ripropongo lo stesso argomento, quindi associazionismo per. Sì, in effetti <coughs> sono perfettamente d'accordo con, con Giuseppe le associazioni sono un patrimonio importantissimo per uh, Rutigliano e per chi viene dal mondo dell'associazionismo come diciamo noi effettivamente sa benissimo quanti sacrifici uh, fanno le associazioni per poter portare avanti le loro attività effettivamente le associazioni molto spesso suppliscono a quelle che sono delle mancanze da parte delle amministrazioni da parte delle amministrazioni e, e se penso alle associazioni impegnate nel campo culturale, si citava qualcuno, Proloco, Archeoclub, eh, associazione Porta Nuova, associazioni impegnate nel campo dei servizi sociali, eh, Prato Fiorito e altre eh, associazioni impegnate nell'educazione giovanile come le AGESCI, le Azioni Cattoliche e tante altre associazioni che chiaramente in questo momento senza dimenticare alcuna voglio ringraziare effettivamente per il lavoro che fanno, vanno rese partecipi offrendo, ecco, non solo strumenti, ma eh, rendendole effettivamente partecipi di un percorso di cambiamento. Da questo punto di vista mi dispiace tantissimo che in questi anni Anni, eh, nonostante diverse sollecitazioni eh, non siano partite le consulte cittadine per i vari settori e per i vari ambiti. Effettivamente abbiamo provato eh, qualche mese fa ad avviare un percorso di consulta delle associazioni, eh, e, ehm, percorso chiaramente interrotto poi dalla campagna elettorale, però, eh, così come la consulta delle associazioni, tante altre consule. Sono importanti per ascoltare la voce e le proposte delle associazioni e dare un senso a questa integrazione tra amministrazione e associazioni. Quindi, una delle prime cose che faremo sarà quella della riattivazione delle consulte cittadine affinché ci sia una integrazione costante tra proposte delle associazioni e poi chiaramente amministrazione. Noi abbiamo parlato di amministrazione in ascolto, abbiamo parlato anche eh, da questo punto di vista di patto con le associazioni, eh, associazioni che devono essere presenti anche in altri percorsi, mm, ne cito tre. Eh, noi abbiamo parlato di patto con i quartieri dove vorremmo che le associazioni fossero presenti per valorizzare i quartieri in cui sono chiamati ad operare. Abbiamo parlato di reti civiche urbane, reti civiche urbane che rappresentano un momento importante in cui le associazioni, insieme ai cittadini, propongono e l'amministrazione comunale offre gli strumenti anche finanziari per poter dare. Risposta a quelle che sono delle proposte a quella che può essere una programmazione utile e interessante per il territorio. Terza cosa: laboratori di cittadinanza. Laboratori di cittadinanza sono esperienze fondamentali. Parlavo prima. Di hub culturali o di hub come luoghi di aggregazione per questi laboratori di cittadinanza per favorire eh, questo incontro tra le associazioni. Un'altra cosa importante che abbiamo inserito eh, per far sì che le associazioni possano prendere parte attivamente anche a quella che è la costruzione di un bilancio è il bilancio partecipato. Cosa significa? Che l'associazione mette a disposizione del delle associazioni e dei cittadini una parte del bilancio, si stabilisce chiaramente eh, di quale importo parliamo, e le associazioni attraverso questa parte di bilancio, questo fondo messo a disposizione, possono chiaramente proporre all'amministrazione un intervento in un settore specifico che chiaramente di anno in anno potrebbe eh, cambiare, così come eh, incentivare quelle esperienze, eh, che, eh, hanno, eh, quelle esperienze che ci sono state a livello locale, si parlava di eh, festival o di associazioni nate per dare una risposta a, a questi eventi e da questo punto di vista è importante creare continuità e creare soprattutto la rete, non lasciare che tutto questo sia limitato ad eventi sporadici e gli strumenti di cui parlavo prima, quindi laboratori di cittadinanza, reti civiche urbane, eh, bilancio partecipato e patto anche con le associazioni, rappresentano un ottimo volano per dare delle risposte concrete ai diversi settori. Grazie, mentre avviene il cambio acqua segniamo la seconda bottiglietta per Valenzano. Eh, sì. Um, come? Sì, no, stavo per chiedere sì, se ci sono repliche sull'argomento. Um, come se avessi preso, lui ringrazia. Eh, sì, l'associazionismo, ho visto che è un tema abbastanza eh, come dire, caldo nel senso positivo del termine. Perché credo che eh, come noi Cattro, come Rutigliano, come in queste piccole realtà, eh, il contributo delle associazioni sia molto importante. Perché spesso arrivano. Ho detto noi Cattro, non dovevo. Fare al <ride> ho detto noi cattori, non dovevo. <ride> no, dicevo, spesso le, le associazioni arrivano a coprire qualche piccolo spazio lasciato dalle amministrazioni. E questa non è una, una critica, ma è una. E la realtà ecco quindi ehm, siamo quasi al giro di boa Mh, avete bisogno di pause per rinfrescarvi no passiamo all'argomento successivo ecco è un altro argomento che tocca tutte le realtà di questa di questa zona noi catturi compresa agricoltura ed imprese Solo col lavoro agricolo può aversi una vita razionale, morale. L'agricoltura indica cos'è più e cos'è meno necessario. Essa guida razionalmente la vita, bisogna toccare la terra. Io lascio subito la parola al candidato Valenzano, che ehm, si sì, tocca a te, Giuseppe 5 minuti per te. Sì, effettivamente l'agricoltura per Utigliano è un settore eh, importantissimo, un settore che sta vivendo un momento molto ma molto difficile e va eh, effettivamente sostenuta, va sostenuta anche attraverso il confronto e il dialogo costante con gli altri livelli eh, istituzionali. Per quanto riguarda l'agricoltura noi eh, siamo partiti ehm, da una lettura del territorio agricolo, cioè noi vogliamo mettere immediatamente in campo una lettura del territorio agricolo fatta da una mappatura per individuare quelli che sono i reali bisogni e le risposte eh, concrete che si possono dare attraverso un confronto costante con, con gli operatori. Del, eh, del settore, con i produttori, con gli esportatori, eh, affinché chiaramente si possano predisporre tutte le iniziative utili e l'amministrazione comunale possa accompagnarle in questo percorso. Da questo punto di vista noi abbiamo anche previsto tra le varie consulte una consulta dell'agricoltura, una consulta dell'agricoltura fatta da eh, esperti eh, del settore eh, che possano accompagnare quei processi di informazione e di formazione nei confronti di tutti gli agricoltori. Ehm, è necessario anche eh, un sostegno da parte dell'amministrazione in questi percorsi di formazione e di informazione a favorire e incentivare ulteriormente, ci sono esperienze importantissime sul nostro territorio da questo punto di vista, ma chiaramente vanno potenziate eh, maggiormente. Quelle forme di aggregazione. Tra eh, produttori eh, affinché chiaramente possano commercializzare al meglio il loro prodotto. Abbiamo anche parlato di innovazione tecnologica: è necessario che eh, l'amministrazione possa, eh, diciamo, eh, essere al fianco eh, delle imprese e eh, dei, dei, dei produttori eh, stessi, degli agricoltori stessi, attraverso delle forme di innovazione. Tecnologica. Noi abbiamo citato per esempio le stazioni meteo da poter implementare attraverso eh, dei finanziamenti regionali e dei finanziamenti europei valorizzazione del marchio eh, IGP Uva di Puglia. Da questo punto di vista diciamo che eh, poco eh, è stato fatto ed è importante valorizzare eh, il più possibile questo marchio affinché il nostro prodotto sia chiaramente eh, identificato. Abbiamo parlato anche di sportello di agricoltura, uno sportello utile a fornire informazioni agli agricoltori, ma non solo, uno sportello Utile a supportare l'attività dell'Ufficio Agricoltura. È importante anche che l'attività dell'Ufficio Agricoltura sia supportata da parte dei, eh, di, questo eh, di questo sportello Agricoltura per chiaramente dare delle risposte eh, agli agricoltori. Um, abbiamo parlato di un'area sperimentare culturale che vorremmo mettere su nell'area periurbana uh, attraverso forme di, agricoltura intensiva, uh, e, uh, forme di agricoltura intensiva o biologica, uh, una sperimentazione da avviare con l'università e con i centri uh, di ricerca. Che possano darci chiaramente dei consigli su come avviare questo e abbiamo anche ripreso, parlando di turismo, di una importante forma che è stata ehm, anche proposta da alcune organizzazioni di categoria che è il turismo agricolo e rurale. Turismo agricolo e rurale, chiaramente per favorire questo turismo agricolo e rurale dobbiamo necessariamente partire dal paesaggio agrario. Paesaggio agrario, quindi manutenzione delle strade di campagna, necessaria manutenzione delle strade di campagna, controllo e vigilanza sul fenomeno dell'abbandono dei rifiuti eh, che cercheremo di implementare attraverso alcune iniziative che come città metropolitana e comune di Rutigliano abbiamo già avviato, il comune si doterà a breve di due viteotrappole e regolamento per i fitofarmaci. Di qui può nascere una forma di turismo che può mettere insieme le masserie, turismo esperienziale, che può far vivere anche ai turisti esperienze di raccolta, vendemmia o altro. Grazie, grazie al candidato Giuseppe Valenzano e da un Giuseppe all'altro. Devo fare il salto della bottiglia per passare la parola a Poli. Allora, grazie. Manutenzione delle strade, videosorveglianza. Innanzitutto la manutenzione delle strade è necessaria prima che per il turismo per i nostri agricoltori. Um, durante un, uh, un viaggio di lavoro in Spagna um, ho visto come sono uh, strutturate le, i campi in Spagna e uh, le strade anche in Spagna. Sono dei giardini, perché? Perché dalle... Dalla campagna, dalla terra, noi traiamo il nostro pane. Eh, L'agricoltura è il settore trainante per Rutigliano e dovremmo avere ampio e grande riguardo e grande rispetto per questo settore, per i nostri contadini, eh, per i nostri agricoltori. Questo manca, manca questo grande riguardo da parte ed è diffuso a questa mancanza di rispetto perché basta farsi un giro nelle nostre campagne e vediamo eh, spazzatura gettata quasi che fosse un'area un in cui abbandonare dei rifiuti, anche dei rifiuti edili, anche dell'amianto molte volte e allora una manutenzione delle strade con la sorveglianza ma soprattutto un'operazione di carattere culturale nel far capire che le nostre campagne, la nostra terra è fondamentale per il nostro sostentamento portare un compratore che è in un campo perché possa vedere il prodotto proprio perché vuole adesso il compratore vuole conoscere la storia di chi coltiva e portarlo tra la spazzatura Credetemi, significa avere grossa difficoltà a vendere quel prodotto, tant'è vero che uno dovrebbe, uno pensa, se voi coltivate l'uva eh, nella spazzato in questi campi, eh, tra queste strade non curate dove c'è incuria, ma non da parte dell'amministrazione ma da parte delle persone stesse, beh... Eh, Può anche decidere di non acquistare. Allora ci deve essere un patto tra le persone per la tutela del nostro ambiente delle nostre campagne. E l'amministrazione dal canto suo cosa può fare? C'è una necessità di potenziare l'Ufficio Agricoltura, ma vari uffici, anche se ci sono dei limiti di bilancio, dei limiti nelle assunzioni ovviamente, però questo è importante doverlo fare. E eh, soprattutto eh, tutelare i livelli di sicurezza nelle campagne, perché come è successo negli anni passati, ci sono anche dei, dei fenomeni di furto del prodotto. Furto del prodotto che è un fenomeno che va debellato, poiché dopo tanti mesi di eh, cura e tanti patemi d'animo, trovarsi il mattino dopo senza prodotto in campagna a seguito di furti è qualcosa che eh, mortifica chiunque, ovviamente. Quindi eh, dobbiamo anche promuovere il, il brand rutigliano anche da questo punto di vista. A seguito della mia partecipazione alla, a Berlino, alla campionaria di Berlino, alla fruito-logistica, eh, ho notato una cosa, eh, difettiamo molte volte nella vendita, cioè si arriva a Berlino, ma in qualsiasi altra fiera e bisogna partecipare alle fiere perché bisogna promuovere l'agricoltura e tutta la filiera che qualcuno ha definito filiera colta, perché l'agricoltura è anche cultura, questo è bene tenerlo presente. E partecipando al, a Berlino si capisce come noi siamo molto preoccupati nella produzione del nostro prodotto ed è il migliore, lo ripeterò sempre, siamo i migliori, però poco nella commercializzazione, poco nel marketing, laddove invece ci sono altri paesi, altre nazioni che da questo punto di vista fanno la differenza. Allora anche questi sono aspetti da curare e negli incontri fatti con varie imprese e vari agricoltori c'è la forte necessità di creare questa rete tra le varie eccellenze che gravitano nel mondo agricolo in tutta la filiera metterle insieme e fare promozione, sfruttando soprattutto i canali internazionali che molte di queste aziende sfruttano e hanno nella propria rete di contatti per la commercializzazione stessa del prodotto. Una, un grande imprenditore ad un certo punto mi dice io come posso contrastare la concorrenza di un altro paese, ad esempio la Spagna, laddove i loro prodotti costano 50 centesimi in meno. Lo posso contrastare dando un prodotto di grande qualità, ma anche eh, cercando una armonizzazione nella normativa a livello europeo, poiché noi abbiamo una normativa, ad esempio, sulla sicurezza che è molto severa, ma non tiene conto della specificità del mondo agricolo. E da questo punto di vista è necessario che il mondo agricolo ruttiglianese abbia un'unica voce. Noi abbiamo una grande produzione, spostiamo grandi capitali, abbiamo un PIL molto alto in merito alla produzione ortofrutticola, ma non riusciamo ad avere voce in capitolo, siamo pesanti. Ma non riusciamo a rendere questa efficacia. Allora è necessario che lo stessa, la stessa agricoltura abbia un'unica voce e qui è necessario che il comune intervenga, l'amministrazione lente intervenga nello smussare questi, questi spigoli perché l'agricoltura deve avere un'unica voce unitaria e compatta per salvare se stessa e salvare l'intero territorio. Grazie, eh, tanto si può fare. Tanto si deve fare per questo settore che alla fine è quello trainante, di, che fa alla fine l'economia di, di un paese. Devo chiedervi se ci sono repliche da una o dall'altra parte. Ok. Io replico a me stesso qua. Sì, ne avete altre due, non no, si possono no, conservare. Se volete fare una pausa, possiamo interrompere Regia, se... no, no. possiamo non fare una pausa capisci. di due minuti? La chiedono i candidati. No, no, okay. no, no, no. Lui c'è cioè, una pausa. Sarebbe sì. bocciata cosa. <ride> <ride> Togliamo un intervento. Sì, sì. sì, due minuti di pausa e riprendiamo subito. Grazie. Mi dai l'ok? Okay? Regia? La terza bottina. Siamo tornati qui. Poco due minuti abbiamo sforati. Noi questa volta abbiamo sforato il tempo. Lanciamo subito il terzo, il, terzo, il quinto argomento, terzultimo, ehm, ed è l'argomento. Sport. Se non puoi essere un atleta, sia almeno un sostenitore atletico. Passo subito la parola a Giuseppe Poli. Grazie, allora per quanto attiene allo sport, abbiamo diverse eccellenze qua su Rutigliano, movimenti sportivi davvero importanti, eh, dove si fa educazione sportiva. Già nelle prime riunioni tenute eh, all'indomani del mio insediamento con le varie società sportive, ho tenuto a specificare che era necessario, innanzitutto, promuovere la sportività tra i ragazzi. Devo dire che l'agonismo le società eh, lo hanno messo anche non soltanto in campo, ma anche nei rapporti tra di loro. Eh, questo perché ci sono tante strutture sportive, anche se alcune di queste sono eh, funzionali alle scuole, quindi non adeguate magari per altro tipo di utilizzo per cui le società devono un po' sacrificarsi da sto punto di vista. E, eh, e poi abbiamo il problema del tenso statico, anche se sarà superato tra qualche mese, ne so, diversi mesi, forse andranno via un anno e mezzo, due anni, per la realizzazione finalmente del. Del palasport, ricordo negli anni Ottanta quando giocavo nell'Olimpia, dopo una partita venne all'epoca assessore allo sport. Il quale, negli anni Ottanta, annunciò la realizzazione del palazzetto dello sport. Adesso finalmente ci riusciremo e chissà chi aspetterà a tagliare quel nastro. Nel frattempo, abbiamo una pala, una, un tenso statico, effettivamente eh, in condizioni non ottimali per la pratica sportiva, soprattutto l'assenza di spogliatoi. e Da questo punto di vista, abbiamo. Ho sollecitato l'acquisto. La, uh, di un container che deve fungere da spogliatoio per le due squadre, per gli arbitri e soprattutto deve avere anche dei bagni fruibili per gli spettatori. L'ufficio tecnico si sta adoperando per realizzare tutto questo, che non si è realizzato all'inizio appena insediato, mi proprio in previsione della palacultura che poi ha avuto un rallentamento. Quindi um, va riqualificata tutta la zona di Viadelfia. E per quanto riguarda la piscina, ci sono state varie proposte per uh, prendere in gestione la piscina che necessita di mantenere manutenzione e eh, bisogna anche fare una valutazione, un'indagine di mercato perché prima un tempo si aveva una piscina ogni 50-60 km, adesso se ne ha una ogni 15-20 km, quindi chi deve prendere in gestione la stessa piscina fa questo tipo di valutazione e ne richiede soprattutto un aspetto importante che diventi una uh, struttura recettiva anche per l'estate, quindi bisognerà adeguarlo da questo punto di vista. Um, gli impianti sportivi vanno anche ben regolamentati, quest'anno abbiamo Provato, ma negli ultimi due mesi, ad introdurre una sorta di uh, cifra da versare da parte delle società ad ora di utilizzo. Um, credo che l'abbiamo fatto negli ultimi due mesi, ma giusto per sperimentare. Ma credo che sarà oggetto di revisione, poiché dobbiamo adeguare e mantenere tutte le varie strutture e renderle effettivamente, nei limiti del possibile, fruibili. Uh, va incentivata l'attività. Sportiva a Rutigliano, e devo dire che negli ultimi anni eh, assistiamo a vari gruppi, a varie associazioni sportive che stanno sorgendo. Ultima anche eh, la partecipazione alla maratona di Roma, e mh, mountain bike, bici da corsa, running. Eh, si è fatto anche la, ogni anno in occasione della sagra dell'uva la grips Run, sta diventando una tradizione consolidata. E giornalmente si vedono gruppi variopinti proprio perché bisogna essere sempre visibili quando si corre, quando si si va in bici per questioni di sicurezza e indossare l'attrezzatura giusta prima di tutta la sicurezza, eh, in giro. Quindi la promozione sportiva deve essere incentivata dallo stesso ente comunale perché questo ha ripercussioni positive sull'equilibrio delle persone facendo anche diminuire il ricorso a cure molte volte. Non importa quale tipo di attività fisica, l'importante è il benessere dell'individuo e il benessere della persona. In tutto questo deve essere ben partecipe e deve promozionare anche l'ente, soprattutto l'ente. Grazie, grazie al candidato Poli. Passo subito la parola al candidato Valenzano. Sì, è vero, è vero che abbiamo associazioni sportive di tutto il rispetto che militano in campionati nazionali e regionali e che vanno chiaramente sostenute nella loro attività, ma è anche vero che abbiamo delle strutture sportive eh, abbandonate e sottoposte tante volte, che sono state sottoposte a gravi danni. Eh, faccio riferimento a degli spazi aperti, quale il campo di via Favale il campo da tennis di via Favale che ormai non esiste più, faccio riferimento al eh, campo di piazza d'acquisto che va eh, utilizzato e valorizzato maggiormente, eh, faccio riferimento allo Stato in cui versa la piscina comunale che ha subito una serie di eh, furti anche eh, di rame, da, um, da, da un po' di tempo chiaramente c'è il sistema di sorveglianza e di vigilanza da parte della vigilanza campestra, c'è cioè la convenzione con la vigilanza campestra, però ehm, purtroppo eh, la, la, la piscina comunale è stata lasciata al totale abbandono così come, eh, la tenso, così come è avvenuto per la Tenso struttura in questi anni. Allora da questo punto di vista cosa è importante fare? È importante avviare innanzitutto un'attività di manutenzione e di ampliamento di quelli che sono i luoghi dello sport. Manutenzione e ampliamento che attraverso alcuni interventi fondamentali, innanzitutto dotare la tensostruttura effettivamente di degli spogliatoi. Così come diceva eh, Giuseppe Poli, ma è anche importante ecco, eh, far sì che eh, i cittadini eh, prendano parte a un processo di rifunzionalizzazione di quelle aree totalmente abbandonate, come dicevo, i campetti di Via Favale e ehm, i campetti eh, di Piazza d'Acquisto, sul quale sono state spese anche eh, importanti risorse comunali. Da questo punto di vista va vanno riavviati chiaramente da subito questi luoghi, vanno effettuati degli interventi di manutenzione importanti con, su questi luoghi e va anche qui sfruttata la collaborazione, utilizzata la collaborazione delle associazioni per far sì che questi campetti tornano a vivere, così come è importante favorire l'attività motoria all'aperto. Noi abbiamo presentato un anno fa una proposta di emendamento al bilancio eh, comunale nel quale prevedavamo l'ampliamento di questi spazi Sportivi all'aperto, dove si pratica eh, lo sport all'aperto. È importante ecco, far sì che da questo punto di vista si crei un circuito all'interno del contesto urbano per mettere in connessione questi, eh, questi eh, spazi diciamo, sportivi all'aperto. Abbiamo mh, parlato anche di un piano di attività motorie, un programma di attività motorie portato avanti eh, con i pediatri di libera scelta e Medici di Medicina Generale insieme alle associazioni che si citavano per favorire chiaramente ehm, la mobilità sostenibile, per favorire ehm, questi eh, percorsi che le associazioni stanno portando avanti per quanto riguarda chiaramente la pratica agonistica, i runners, quello che fanno i runners e le associazioni presenti sul territorio che stanno portando lustro a livello nazionale. Sulla piscina comunale va innanzitutto effettuata sin da subito una analisi tecnica specifica e uno studio di fattibilità appropriato per capire che cosa fare di quella piscina considerato lo stato in cui versa. Sport e inclusione va anche non ho più tempo sabotaggio ops allora, per quanto riguarda il, il tenso statico, ehm, il tenso statico è stato progettato sin dall'inizio, quindi più di vent'anni fa, eh, senza spogliatoi, ma gli spogliatoi sono eh, nei pressi del campo eh, di calcio, per cui c'è una diversa convenzione. Non, non è non versa in stato d'abbandono, poiché le società che lo hanno utilizzato effettivamente ne hanno ampia cura e eh, i risultati che stanno conseguendo sono risultati straordinari. Parliamo di calcio a 5, di Serie A, parliamo di altre due società tipo l'Olimpia Club e la Mensana. Eh, atleti straordinari, un movimento sportivo non da poco. Eh, quindi, mh, cura ce n'è e c'è questo impegno che vedrà. Eh, sto pressando parecchio finché potrò, presserò parecchio. a Afinché... que l'Ufficio riesca a risolvere questo problema degli spogliatoi, così come abbiamo detto. E, mh, per quanto riguarda poi i campetti del playground, sono stati affidati, eh, così come richiesto da alc ad alcune associazioni, bisognerà, il regolamento è stato già condiviso e eh, è stato già eh, affisso eh, nei pressi del, dei, dei, dei campetti del playground, bisognerà garantirne l'apertura e soprattutto individuare chi dovrà andare ad aprire e chiudere, magari utilizzando anche le associazioni. Per il resto sfrutto questi pochi secondi soltanto per fare un un appello a tutte le persone: fate sport, indossate eh, magliette specifiche, mettete delle scarpe idonee, muovetevi a piedi, camminate, andate in bici perché do dobbiamo avere cura di noi stessi. Grazie. Eh, C'è la replica del candidato Valenzano. Allora cerco di completare quello che era il mio discorso eh, parlando di rutigliano cardioprotetta. E quindi dell'importanza che noi abbiamo dato anche a questo percorso, avviato anche questo un anno fa con degli emendamenti al bilancio di previsione 2018, noi eh, riteniamo eh, importante che Rutigliano sia dotata, eh, da, con, sia attrezzata con dei defibrillatori. Eh, alcune associazioni hanno già eh, fatto tanto e stanno già facendo tanto da questo punto di vista, è necessario che l'amministrazione comunale li accompagni eh, in questo percorso, eh, così come ehm, è necessario anche favorire ehm, diciamo lo sport eh, come strumento di inclusione sociale. È importante che eh, le associazioni eh, possano condividere un percorso per integrare al loro interno persone con disabilità. Uh, per quanto riguarda ecco, la, la mobilità sostenibile, torno a quello che dicevo al piano per la mobilità sostenibile, alla necessità di uh, agevolare la mobilità sostenibile sul territorio affinché possa essere promossa attraverso il piano delle attività motorie. Um, sul palazzetto dello sport, uh, mi auguro anch'io che il palazzetto dello sport possa presto esserci a Rutigliano. Abbiamo anche preso parte attiva uh, a questo percorso. Uh, Percorso per la realizzazione del palazzetto dello sport, così come ecco eh, un'altra cosa importante il recupero delle aree esistenti. Il playground effettivamente è stato elaborato un regolamento ma mi sa che attualmente eh, utilizza quel luogo solamente se non sbaglio un'associazione. È importante che altre associazioni possano eh, utilizzare quel luogo, anche associazioni sportive che eh, intendono far fare pratica agonistica eh, ai ragazzi. Grazie. Grazie al candidato Valenzano che ogni volta mi spegne il microfono. Passiamo al penultimo argomento. Vi ricordo che entrambi eh, avete un'altra contro replica che eh, vi conviene utilizzare perché non si può eh, diciamo, sommare a quelle di, di, che serviranno fra cinque anni. Welfare e politiche giovanili. Non mettiamo al mondo figli, abbiamo dimezzato le nascite dal 1965 e i sessantenni sono più dei neonati, e tutto questo provoca scompensi terribili nella tenuta del welfare. Allungamento della vita e diminuzione delle nascite e degli attivi è una combinazione micidiale. Cosa possiamo fare, eh, cosa si può fare a livello di amministrazione per quanto riguarda eh, il welfare e le politiche giovanili? Parola a Valenzano. A Rutigliano... <coughs> Abbiamo eh, importanti istituzioni eh, pubbliche, abbiamo importanti associazioni, faccio riferimento all'ASP, faccio riferimento a tutte quelle associazioni che lavorano nel campo dei servizi alla persona. Eh, innanzitutto queste realtà vanno sostenute con più forza perché svolgono davvero un lavoro egregio per il nostro territorio e per l'Utiliano. Dicevo prima, noi abbiamo parlato di amministrazione eh, in ascolto, abbiamo parlato. Di patto con le associazioni e vorremmo anche far sì che eh, questo patto eh, venga eh, sviluppato anche nel campo dei servizi alla persona. Eh, per quanto riguarda i servizi alla persona, noi riteniamo importante eh, attivarci sin da subito per la realizzazione di un asilo nido comunale a Rutigliano. Purtroppo Rutigliano in questi anni ha perso importanti occasioni di finanziamento, cosa che hanno fatto in realtà noi vicini. Penso per esempio a Capusso che sta procedendo con la realizzazione di un asilo nido, di una scuola materna e quindi di una serie di servizi per l'infanzia. Da questo punto di vista ci dobbiamo attivare sin da subito. Abbiamo parlato anche di co-housing sociale, uno strumento importante per far sì che eh, i giovani eh, che hanno sempre più spesso il problema abitativo, possano incontrarsi in queste forme eh, coabitative tra gruppi sociali eh, eterogeneri con gli anziani che hanno bisogno di assistenza. Abbiamo pensato anche ad una una carta dei servizi perché è opportuno che i cittadini conoscano quelli che sono i servizi eh, dei eh, i servizi offerti dal Comune anche attraverso il piano sociale di zona, eh, conoscano questi servizi e possano usufruire chiaramente di questi servizi. Abbiamo Abbiamo parlato di un, um, della figura del Disability Manager, una figura in grado di coordinare tutte le attività e gli interventi per favorire uh, l'inclusione, rendere chiaramente la città più, uh, a, più accessiva a persone con disabilità e non autosufficienti, ad anziani, a bambini. E poi uh, abbiamo parlato anche di um, laboratori di cittadinanza in tema di integrazione, è importante. Favorire eh, e eh, creare le opportunità per l'integrazione nel contesto urbano. Un regolamento del servizio per l'affido dei minori, che a Rutigliano non esiste, è un regolamento per il contrasto al fenomeno del gioco d'azzardo. Personalmente in questo campo ho già avviato una serie di incontri. Il regolamento si rende necessario per andare diciamo, a contrastare il fenomeno del gioco di azzardo che oggi è molto eh, dilagante sul nostro eh, territorio. Ehm, per quanto riguarda invece i giovani, noi abbiamo pensato ad una bacchetta delle opportunità una bacheca delle opportunità all'interno del sito comunale per far sì che i giovani possano conoscere avvisi, bandi, concorsi e abbiamo anche pensato a strumenti che possano accompagnare e favorire la crescita di start-up eh, giovanili, strumenti chiaramente di sostegno eh, economico. Per far sì che i giovani possano crescere nelle loro capacità e nelle loro abilità, così come uno spurtello di supporto a questo. Citavo in un comizio l'importanza di offrire eh, supporto ai giovani per conoscere, per esempio, alcuni bandi regionali fondamentali. Cito uno fra tutti: PIN. Molti giovani sono andati all'esterno, invece potevano avere supporto da parte dell'amministrazione. Grazie. Eh, subito la parola al candidato Poli per l'intervento su politiche giovanili e welfare grazie allora innanzitutto per quanto riguarda l'aspetto sanitario eh, ovviamente c'è deve essere un ampliamento dell'offerta delle attività dei centri polifunzionali con l'ausilio anche dell'ASP per quanto attiene i defibrillatori, questi sono stati, è stato promosso l'acquisto di defibrillatori offerti da alcune associazioni in occasione della Grips Run del 2018. In quell'occasione, anche per storia familiare, eh, si è promosso questa iniziativa. Tant'è vero che al di fuori del museo è stato già installato una prima valigetta che conterrà un defibrillatore. Non appena, appena l'amministrazione riuscirà a mettere eh, una telecamera fissa sul defibrillatore c'è anche il problema del vandalismo su questi dispositivi, dispositivi che peraltro sono costosi ma salvavita. <coughs> Ce n'è un secondo offerto da Rotary, due defibrillatori in totale, che verrà piazzato nei pressi dell'ufficio postale, cioè delle zone laddove c'è presenza di molte persone. Altri defibrillatori saranno molto probabilmente offerti da altre associazioni, che cito gli amici di sempre per sempre, così come da accordi, da intese raggiunte, poi è da vedere tutto da confermare ovviamente, e che verranno disposti anche nei pressi delle scuole o del museo anche. A questo non basta perché Rutiliano deve essere cardioprotetta e quindi anche il, il Comune deve fare la sua parte, l'ente deve fare la sua parte, soprattutto è inutile avere dei defibrillatori se le persone abilitate ad utilizzarlo sono poche, ma bisogna avere tante persone abilitate ad utilizzarlo e per questo il Comune deve contribuire ad, uh, con uh, un importo a promuovere i corsi di abilitazione che verranno tenuti qua stesso a Rutiliano. Si era già tentato di farlo intorno a dicembre ma poi non si è riusciti, però non demordiamo e... Qualcosa si sta muovendo, soprattutto nella sensibilizzazione delle persone, ovviamente. Eh, spazi condivisi tra le associazioni, come abbiamo detto prima, corsi di lingua italiana, la festa dei popoli, in modo tale che data la multiculturalità a Rutigliano noi si capisca. <coughs> Quali sono le tradizioni delle popolazioni che stanno raggiungendoci qua a quotidiano e sono un tutt'uno con il eh, tessuto sociale e culturale? Eh, migliorare i servizi di assistenza anche e, soprattutto, sul fenomeno del gioco d'azzardo. Io parlerei più di ludopatia, poiché eh, il, um, ci sono delle situazioni in cui vedi Gratte e Vinci, vedi altre situazioni, anche lo stesso Superenalotto: ci sono ingenti eh, capitali che vengono spesi, per cui monitorare. Questo fenomeno diventa importante e fondamentale. Ci siamo fatti promotori anche di altre iniziative e, qua, ribadisco: sia le start-up in campo agricolo, con eh, premiazione anche in occasione della sagra dell'uva delle prime tre arrivate, e eh, se effettivamente raggiungeranno degli standard, così come eh, giudicati da mh, apposita commissione. E eh, la prima arrivata, io proporrò di promozionarla anche eh, nelle eh, manifestazioni internazionali laddove il Comune sarà presente. Presente. Oltre a questo, anche eh, un 2.000 euro di, eh, per gli assunti, questo eh, in relazione anche al reddito che sviluppa una determinata impresa. 2.000 euro per le assunzioni di ragazzi 27 anni con contratto a tempo indeterminato per tre anni, ma questi devono essere delle somme accantonate a bilancio, eh, quindi nell'ammontare in l'intera somma. O anche il bonus bebè di cui ho tanto parlato, di 1.500 euro, sempre nell'ambito e nei limiti della somma messa a bilancio, in relazione anche al reddito ISEE, quindi che deve essere. Tenuto in debita considerazione. Tutte queste sono proposte per alleviare, essere accanto alle famiglie, ai giovani che cercano di farsi spazio nella nostra realtà e il comune deve essere necessariamente presente perché il comune deve investire nelle attività. Ci sono varie associazioni anche di volontariato, associazioni di inclusione sociale associazioni che molte volte per la loro attività sono associazioni che non soltanto vengono incluse, ma sono associazioni che cercano di includere il territorio nella propria attività ed è una cosa bellissima. Grazie, cerchiamo di stringere i tempi, se non ci sono um, repliche da una o dall'altra parte eh, io procedo con l'ultimo argomento eh, che forse è uno dei più eh, importanti. Ambiente ed ecologia. L'ecologista non è l'uomo che dice che il fiume è sporco. L'ecologista è l'uomo che pulisce il fiume. Ehm, ecco, vorrei che i due candidati esponessero un attimino mh, ecco, tutte le possibilità, cioè cosa si può fare per avere un, un paese più pulito, è la domanda più banale. A voi il resto. Ehm, parola a Poli. Si è detto già prima che Importante per la tutela dell'ambiente è l'aspetto culturale, cioè far capire che l'ambiente eh, oltre ad essere fondamentale, perché l'ambiente molte volte è uno spazio della mente, uno spazio del cuore. E come si tiene pulita la mente e il cuore, così deve essere tenuto pulito il nostro spazio circostante, l'ambiente è anche accoglienza. Per cui eh, vediamo che a Rutiliano, ad esempio, ci sono alcune volte, ma non abbiamo l'esclusiva purtroppo. Vediamo anche sulle provinciali, adesso che verranno falciate, verrà falciata l'erba, emergerà di tutto. Nelle campagne abbiamo lo stesso fenomeno. A volte qua a Rutiliano abbiamo lo stesso fenomeno. Evidentemente il Comune deve essere promotore di continue iniziative di carattere culturale per far capire alle persone che Rutigliano al di fuori di casa nostra rimane sempre comunque casa nostra quindi bisogna avere massima tutela del proprio ambiente, ognuno deve farsi portatore di questo principio e ehm, bisogna anche avere una Rutiliano verde quindi promuovere le eh, fonti di energia alternative quindi ampliare il fotovoltaico su Rutigliano, cosa che il Comune ha già provveduto a fare il rimboschimento delle lame che sono un'opportunità come si è detto prima, un'opportunità anche di carattere turistico, vedi il Parco di Lama San Giorgio che si sta costituendo. Dopo che siamo riusciti effettivamente ad evitare che fossero sversati reflui a seguito dei trattamenti, quindi fanghi inquinanti, fanghi che peraltro anche eh, lo sversamento dei reflui significa che. Eh, anche se si tratta di acqua depurata, questa è acqua che non può essere usata dall'agricoltura perché non rispetta determinati standard, né può essere immessa in falda, poiché andrebbe ad inquinare la falda. Quindi, in questo caso si sceglie di sversarla in mare o eventualmente eh, sversarla in aree verdi. In questo caso sarebbe stato un vero e proprio scempio. Allora, in questo caso, il comune si accosta alla regione affinché il parco di Lama San Giorgio effettivamente naturalistico venga lanciato e diventi un'opportunità di crescita per Utigliano. Ben presto verrà avviato anche il discorso dell'aro su rutiliano sulla raccolta della differenziata per la quale eh, abbiamo fatto grossi numeri e possiamo effettivamente vantarli anche a livello nazionale li vantiamo. Non basta, non basta perché eh, questa cultura deve essere generale e generalizzata sull'intero territorio di Rutigliano, poiché Rutigliano è un paese accogliente e eh, accogliere gente, accogliere noi stessi, significa anche dare la possibilità di ammirare il nostro paese perché anche i vari lavoratori che si occupano di questo aspetto se ne occupano in maniera veramente eh, eh, con molta responsabilità. Un esempio su tutti c'è stato in merito alla sfilata del carnevale. La sfilata del carnevale significava eh, percorrere. L'intero stramurale di Rutigliano su un tappeto di coriandoli. Credetemi, il giorno dopo, alle sette e mezzo, quando sono arrivato in paese per andare al mio studio, quel tappeto di coriandoli non esisteva più. E questo bisogna dare merito alla ditta stessa, ma soprattutto agli operatori che, con molta abnegazione, hanno provveduto. E questo significa dare l'esempio. Significa dare l'esempio e ehm, migliorare. La, le condizioni di vita quindi bisogna da questo punto di vista insistere culturalmente su ogni singolo cittadino e laddove ciò non avviene chiedersi anche i motivi per cui eh, questo fenomeno eh, del, dell'abbandono dei rifiuti eh, costituisce un grosso problema per rutigliano eh, un grosso problema quando si verifica ovviamente eh, tenere pulita rutigliano significa anche maggiore vivibilità maggiore salubrità dell'ambiente stesso e, ehm, Produrre anche, procedere per l'efficientamento energetico e mettere in sicurezza il nostro intero territorio. Sono tutti aspetti fondamentali, però se non c'è iniziativa di carattere culturale, eh, la salvaguardia dell'ambiente non sarà mai realizzata. Vediamo anche ciò che succede eh, nelle, nelle varie aree rurali di Rutigliano. Quindi. Grazie. Eh, parola al candidato Valenzano. Credo che quando parliamo di ambiente dobbiamo chiaramente parlare di spazi verdi extraurbani e di spazi verdi urbani. Per quanto riguarda gli spazi verdi extraurbani, effettivamente è necessario che eh, Rutigliano abbia un ruolo fondamentale nell'istituzione del parco Lama San Giorgio. Ehm, lo sversamento dei reflui non è stato ancora del tutto. Evitato, abbiamo cercato insieme come consigliere metropolitano che ha seguito il percorso fatto dai comuni del parco Lama San Giorgio. Abbiamo seguito questo percorso e abbiamo fatto delle proposte per evitare lo sversamento dei reflui, chiedendo delle modifiche al piano. Eh, relativo al parco eh, Lama San Giorgio, l'abbiamo fatto insieme al comune di Rutigliano, l'abbiamo fatto eh, insieme al sindaco. Abbiamo presentato questa proposta per eh, modificare alcuni articoli eh, che eh, prevedevano ancora, ahimè, lo sversamento dei reflui. Ehm, rimboschimento delle lame, ma non solo, le lame vanno vissute. Parlavamo prima della promozione della cultura Runners, ed è importante da questo punto di vista creare dei percorsi per runners e delle eh, piste delle ehm... Viste pedociclabili eh, è importante chiaramente eh, far rivivere eh, quelle aree. Per quanto riguarda il verde urbano, noi abbiamo eh, parlato di piano del verde urbano. Eh, piano del verde urbano per avere una ricognizione di quelli che sono gli spazi a verdi presenti sull'intero territorio comunale. Abbiamo anche proposto il catasto arboreo. Il catasto arboreo con un censimento di tutte le alberature presenti sul. Territorio di Rutigliano al fine di garantire la protezione del verde e la sicurezza dei cittadini, considerati quelli che sono alcuni episodi che si sono verificati ehm, nella pineta comunale, eh, è necessario fare un catasto arborio. Da questo punto di vista, abbiamo presentato una nostra proposta approvata all'unanimità del eh, consiglio comunale. Ed è chiaro che eh, andremo a. Ehm, chi avrà eh, l'onere e l'onore di amministrare questa città andrà ad attivare anche questo percorso. Manutenzione straordinaria delle aree a verdi. Ehm, è importante ripristinare quelle piazze oggi totalmente abbandonate. Da questo punto di vista siamo felici che l'amministrazione comunale abbia recepito una nostra proposta per quanto riguarda Piazza delle Regioni. Ehm, ci sono altre aree, altri spazi interstiziali che vanno chiaramente... Ehm, sul quale va effettuato chiaramente una manutenzione eh, straordinaria, così come cite, citavo l'area attigua al, ehm, ai campi, al campo di Via Favale. Abbiamo parlato prima di adozione degli spazi pubblici: attivare un regolamento per eh, l'adozione degli spazi pubblici eh, per far sì che i cittadini si sentano responsabili, come diceva Giuseppe, dei luoghi, dei luoghi comunali che vivono. Abbiamo parlato di una sperimentazione delle orti urbani. Abbiamo parlato di manutenzione della pineta comunale, di manutenzione e sostituzione delle giostrine e sostituzione della pavimentazione dei vali pedonali. Due battute al volo sui rifiuti, tariffazione puntuale, di cui abbiamo parlato ampiamente nei nostri eh, comizi, eh, chi chiaramente produce meno rifiuti indifferenziati deve pagare di meno, contrasto all'abbandono dei rifiuti, informazione, campagne di informazione e autocompostaggio. sabotaggio. Allora. Per quanto attiene la pineta, effettivamente ci sono stati quegli episodi di eh, caduta d'alberi per i quali una spiegazione può essere eh, la mancanza del troncone in principale della, della radice, quindi un radicamento laterale che evidentemente non è sufficiente alla stabilità dell'albero. Alberi che prima erano in periferia, eh, quindi erano zone periferiche, e adesso sono diventate queste zone effettivamente centro del paese con tutte le urbanizzazioni che sono state fatte. Evidentemente questo ha influito sulla stabilità stessa dell'albero. albero. E, e, il censimento, il catasto arboreo, ma comunque il monitoraggio degli alberi stessi, anche se c'è imprevedibilità da questo punto di vista, deve essere importante ripensare anche, evidentemente, alla tipologia di albero che si va a piantare nelle nuove zone. Per quanto riguarda le zone verdi, c'è la proposta di affidarli a eh, privati o sponsor, però è necessario applicare un regolamento o escogitare un regolamento da questo punto di vista. Si è pensato anche a delle rotonde abbellire con delle sculture che possano richiamare i personaggi tipici della. Del L'arte figula, ma curarne soprattutto l'aspetto verde. Eh, non è male perché cittadinanza attiva significa anche questo, la partecipazione significa anche questo, ovviamente. In merito a Piazza delle Regioni, io mi scuso, ma data la mia inesperienza eh, attesi gli 11 mesi di assessorato, sono stato richiamato per Piazza delle Regioni da due persone: un residente che si è sposato da poco, non faccio nomi, e eh, un professionista che lì svolge la sua attività eh, che mi ha fatto notare alcuni aspetti che attenevano Piazza delle Regioni, per cui da questo punto di vista mi sono attivato immediatamente perché effettivamente solo vederlo in che condizioni era ridotto, eh, però devo anche dire che eh, molte volte ci sono anche residui di lasciati, spazzatura lasciata da persone. Adesso si sta provvedendo la manutenzione di Piazza delle Regioni, effettivamente, così come richiesto dai residenti, così come richiesto da chi lì ci svolge la propria attività, la propria professione. E nel contempo io invito qualsiasi cittadino ad avere cura di questi spazi, a tutelarli, perché ci sono anche altri spazi dove ci sono delle giostrine per bambini, giostrine che prevedono anche la possibilità di utilizzo da parte di ragazzi in situazioni di handicap, di bambini in situazioni di handicap. È bene averne cura tutti quanti, fare un cordone di vigilanza nostra oltre alle, alle fototrappole, perché l'incuria e il vandalismo determina un impoverimento da parte del comune, da parte della, della comunità. Il fatto che vengano rotte determinate giostrine e non le si possa utilizzare, dati i costi, molte volte eh, comporta la rimozione della giostra. per per condizioni anche di sicurezza e necessità di sicurezza, però questo vuol dire impoverire il patrimonio e dover provvedere alla sostituzione conseguente, con ulteriori oneri. Quindi io invito nuovamente ad avere cura di tutti questi spazi, perché questi spazi sono nostri, e ripeto, sono spazi della mente, sono spazi del cuore. Grazie, chiedo al candidato Valenzano se ha bisogno della replica. Sì. La utilizzo semplicemente per eh, completare quello che era il mio discorso. Effettivamente, accanto alla manutenzione vanno effettuati degli interventi eh, di decoro urbano eh, importanti e al tempo stesso, dico anche imponenti, perché effettivamente occorre ridare dignità a quei luoghi. Eh, qualche giorno fa siamo stati a eh, piazza, mh, piazza della Pace, eh, e anche lì. Uh, abbiamo riscontrato ecco, la presenza di uh, incuria, ma al tempo stesso è stato bello, io sono passato il pomeriggio prima, è stato bello vedere dei ragazzi che in quella piazza studiavano. È importante far sì che venga implementata questa uh, attività attraverso uh, delle, uh, delle attività e dei momenti che facciano vivere concretamente e attivamente uh, quei luoghi. Volevo ritornare un attimo sui rifiuti, su quale ho avuto poco tempo. Puntuale è importante che eh, mh, ecco, mh, si vada si faccia un passo avanti, non ci si basi più sul metodo presuntivo basato sul criterio dei metri quadri dell'immobile e del nucleo, eh, di, eh, del nucleo familiare del nucleo eh, familiare ma si faccia un passo avanti, si dia la possibilità di eh, mh, pagare meno, di responsabilizzare i cittadini a chi produce meno indifferenziato. E su questo basta poco perché eh, occorre ecco, dotare di dei eh, microchip che credo siano già eh, presenti eh, e far sì dotare eh, chiaramente eh, il comune, le figure preposte di un software che possano rilevare questi dati, software che eh, anche ancora oggi credo che eh, non esista ancora. Così come ehm, una, un aspetto importante su cui ehm, dovremmo eh, lavorare e credo che dovremmo farlo insieme è quello dell'eliminazione delle campane del vetro. Le campane del vetro molto spesso eh, fanno sì che eh, molti cittadini confondano la campana del vetro come bidone dell'indifferenziato e vanno ad abbandonare i loro rifiuti. È necessario attivare tutte quelle iniziative nel prossimo piano per eh, oltre ad iniziative di controllo e di sorveglianza per eliminare le campane del vetro dal contesto urbano grazie um, siamo al termine al termine del dibattito um, Prima di eh, rivolgere la parola ai due candidati, di dare la parola ai due candidati per l'appello al voto, eh, volevo ringraziare nuovamente Fracasso Blog per aver eh, proposto questa, per aver dato eh, alla cittadinanza una eh, possibilità davvero eh, utile a, a qualche giorno dal voto, da un voto così importante, perché eh, da qui, do, dalla mia destra e dalla mia sinistra, uscirà un sindaco eh, che come dire, sarà. <ride> Onorato di portare avanti un paese. Um, volevo ringraziare i due candidati per l'estrema correttezza che, che hanno avuto, per il fair play. Ve lo restituisco. <ride> per l'estrema correttezza che, che hanno avuto nel dibattito e nel confronto che, come avete potuto uh, vedere e ascoltare, si è basato su contenuti, su temi e su programmi. A proposito di fair play, mentre voi parlavate, io ho dato una scena bellissima. Magari da casa non l'hanno vista. Finora anche le due mogli erano sedute una a fianco all'altro. Non sempre è normale, non sempre è possibile, però è una cosa davvero ecco, positiva. È giusto così, non sempre succede questo. Ora con il lancio della monetina, questa volta faccio scegliere a Valenziano se è testa o croce. Questa è testa, croce. <ride> allora, tre minuti ciascuno per l'appello al voto. Perché, ecco, alla luce di quanto esposto dai due candidati, eh, come dire, ehm, perché i, i cittadini dovrebbero eh, scegliere eh, di, di votare Valenzano e poi Poli? Tre minuti per te. Innanzitutto, l'invito che rivolgo ai cittadini è quello di andare a votare perché si tratta di scegliere un progetto e un programma di città per i prossimi cinque anni. L'esperienza che porto nel mio cuore è di questi mesi di campagna elettorale è proprio quella inerente agli sguardi, gli abbracci ricevuti dalla gente che ha conosciuto il nostro programma. Noi abbiamo portato il nostro programma nelle piazze e abbiamo. Costruito il nostro programma assieme ai cittadini. Abbiamo una squadra di eh, gente eh, libera, abbiamo una squadra di persone che ci hanno messo la faccia, abbiamo tante idee e tanto entusiasmo da portare avanti ed è per questo che io vi invito a scegliere il nostro progetto, a scegliere il nostro percorso. Um, noi um, lo abbiamo detto ieri, lavoreremo. Insieme, lavoreremo come squadra, lavoreremo per una città dei diritti, lavoreremo per la partecipazione, lavoreremo per l'ascolto così come abbiamo fatto questi giorni. Ehm, lo faremo portando avanti un metodo importante che è quello dell'azione, del confronto e chiaramente dell'analisi, dell'azione e del confronto di quelli che sono i bisogni dei cittadini. Questo è l'invito che sento di fare, ma l'invito più importante è che rivolgo ai cittadini è quello di andare a votare, è quello di scegliere il progetto e il programma che sarà portato avanti dalla prossima amministrazione nei prossimi cinque anni. Grazie, grazie al candidato Valenzano. Ah, sì, due minuti, tre minuti per il candidato Poli. Allora, sentitevi liberi di votare perché. Diritto, dovere è un'espressione di libertà. Eh, se non andate a votare poi non so se potrete parlare di come si è amministrato o meno perché non avrete fatto nulla. Allora, eh, un'assunzione di responsabilità, fatelo fatelo sentendovi liberi di farlo ovviamente ed esprimete la vostra preferenza tenendo in considerazione soprattutto che chi andrà ad amministrare dovrà disegnare la rutigliano dei prossimi anni siamo in un momento molto particolare dove possiamo intercettare delle grandi occasioni e questa è una grande occasione allora scegliete la competenza la concretezza l'efficacia scegliete l'azione perché ridurre i tempi è molto importante per riuscire a prendere delle decisioni importantissime per questo io chiedo il voto per la mia coalizione, il voto per me, perché l'unico principio che anima me, non c'è altro principio se non il forte legame eh, col mio Paese. Voglio essere molto contento del mio Paese, voglio che il mio Paese diventi un punto di riferimento e mh, avrei gradito avere anche un'altra occasione in più, magari un anno in più, per poter fare l'assessore e eh, addrizzare il tiro. Potrei avere cinque anni per poterlo fare. Grazie. Prima di chiudere, sì davvero, e salutare i... chi ci ha seguito, eh, propongo un'ultima stretta di mano per... Va e eh, eh, vabbè, eh, ci sta. Una stretta di mano tra i candidati, immortalata dai fotografi. Eh, insomma, spero che appunto queste parole non, non restino solo belle parole e eh, che vengano portate a termine da uno o dall'altro candidato, ai quali... <ride> sì. Ai quali noi facciamo un in bocca al lupo. In ogni caso, vi invitiamo a seguire poi eh, lo spoglio con la diretta con la maratona Fracasso. Se volete rimanere aggiornati e non dormire la notte, noi saremo qui dalle 23 per lo spoglio. Eh, ringrazio ancora i tecnici, mh, che non ho avuto modo di, di ringraziare. E ringrazio ancora una volta i candidati, i quali, ho dimenticato di dire prima, hanno rinunciato ai comizi di oggi per stare qui con noi alla, al confronto tra i candidati. Dai, dai, dai. <ride> Grazie e buonanotte a tutti.